Buongiorno a tutti, io mi chiamo Sara Falchi e sono una delle studentesse tutor del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo. Sono qui per presentarvi brevemente quello che è il nostro campus universitario e l'offerta formativa che vi si può trovare. Il campus è infatti inserito all'interno di un bellissimo parco verde a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria centrale e a 10 minuti dal centro della città. All'interno del nostro campus è possibile trovare tutte le strutture necessarie allo studente: le aule, le segreterie, la caffetteria, la palestra, i laboratori, la biblioteca e il Campus Lab, che è uno spazio dedicato e autogestito dagli studenti. I corsi di laurea che si possono trovare all'interno del nostro campus sono la laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione e la laurea triennale in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa. Il corso di Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa si propone di formare laureati dotati di ottime capacità linguistico-comunicative e di dare loro una conoscenza critica delle civiltà europee ed extraeuropee, ma anche dei saperi interdisciplinari, e ancora una conoscenza settoriale relativa ai diversi contesti, dall'ambito aziendale al settore turistico-culturale a quello della mediazione e dell'insegnamento linguistico. Per riuscire alla fine dei 3 anni ad ottenere almeno una certificazione di livello C1 di conoscenza dell'inglese, è fortemente consigliato per coloro che vogliono iscriversi al corso di Lingue per la Comunicazione Interculturale d'Impresa essere già in possesso di una certificazione di livello B1 di competenze relative alla lingua inglese. Questo perché all'interno del corso di laurea si studia principalmente 2 lingue. La prima è l'inglese, che è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti, e una seconda lingua, invece, che è a scelta dello studente. Lo studente potrà infatti scegliere tra francese, spagnolo, russo, tedesco e cinese. Tutte queste lingue sono insegnate da docenti, esperti, collaboratori linguistici madrelingua altamente qualificati. Lo studente, dopo aver percorso il primo anno comune a tutti gli iscritti, sarà chiamato a scegliere tra i 2 indirizzi presenti: quello di Lingue per la Comunicazione Interculturale e quello di Lingue per le Imprese. In questo corso di laurea è prevista un'attività di tirocinio, ovvero un'esperienza formativa di durata variabile da svolgere all'interno di enti o strutture pubbliche o private. Questa esperienza permette, oltre a migliorare l'apprendimento della lingua, di sviluppare competenze e capacità personali e professionali. Questo corso di laurea prepara per andare a lavorare all'interno di aziende o imprese internazionali nell'ambito del turismo, dell'interpretariato, della traduzione, dell'editoria, dei servizi culturali, ma anche della cooperazione e del commercio internazionale. Il secondo corso di laurea che vi presento, invece, è quello di Scienze dell'Educazione e della Formazione. Questo corso si caratterizza per il suo approccio multidisciplinare alle questioni dell'educazione e della formazione. In questo, infatti, è possibile sviluppare professionalità in grado di lavorare in un'ottica transdisciplinare. Anche all'interno di questo percorso, come nel precedente, sono presenti 2 indirizzi. Il primo è quello dell'educatore nei servizi per l'infanzia. Questa è una figura professionale che andrà a lavorare in contesti in cui sono presenti bambini dagli 0 ai 3 anni. Il secondo indirizzo è quello dell'educatore sociale, figura professionale in grado di progettare interventi e gestire la diversità culturale all'interno dei territori. L'attività di tirocinio che viene svolta durante questo corso di laurea prevede 250 ore da fare all'interno di strutture o enti che svolgono attività coerenti con quelle del corso. Il corso infatti prepara l'educatore per andare a lavorare all'interno di servizi per l'infanzia, come nidi pubblici o privati, oppure all'interno di organizzazioni e comunità rieducative, come esperto nelle attività ricreative e culturali per giovani, adulti o anziani, o ancora come esperto nel supporto educativo per persone con disabilità. Per proseguire questo percorso di studi è possibile iscriversi successivamente al corso di laurea specialistico in Scienze per la Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni e ancora in un dottorato di ricerca di apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro. Attività che vengono svolte all'interno del Dipartimento sono quella dell'internazionalizzazione, ovvero la possibilità che entrambi i corsi di laurea danno ai propri studenti iscritti di partecipare a dei periodi formativi all'estero in tutto il mondo, dalla Cina al Marocco, dalla Russia all'Inghilterra. Questo anche grazie alla presenza all'interno del nostro
campus universitario del Centro Linguistico di Ateneo, che oltre a gestire tutta la parte degli Erasmus, gestisce anche importanti laboratori linguistici. Altra attività svolta è quella del placement. Anche in questo caso, entrambi i corsi di laurea offrono ai propri studenti la possibilità di partecipare ad attività di orientamento e tutorato al lavoro per rafforzare le proprie capacità e competenze anche trasversali, ma soprattutto per promuovere l'occupabilità dello studente nel mondo del lavoro. In conclusione, vi lascio alcuni link utili che potrete consultare per avere maggiori informazioni sui corsi di laurea che vi ho appena descritto, in più le mail di noi studentesse tutor che potrete contattare in qualsiasi momento.